figlio tuo e tra di noi. Viva Maria! Viva Maria! Viva Maria! E in questi passi che fa Maria verso la città, accogliamo Maria con un grande applauso ancora e un viva Maria! Viva Maria! Viva Maria! Un pochino di spazio, un pochino di spazio. Thank you.
linea che è blu la precisa, dove abbiamo di vedere. Sì, è una cosa di 4 però, dai. Cazzata, quella. Io con la brutta che si... Tante cugini. Tante cugini. È così, te vuoi. Perciò, allora aspetta.
come ha cessato tutto. Thank you.
te cagano, ma figlia mamma pure.
e la regina Esther cercò rifugio presso il Signore. In preda allo spavento per l'imminente pericolo di morte, prostrata a terra insieme con le sue ancelle, dal mattino alla sera pregava dicendo: Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, benedetto sei tu. A me, Signore, sola e senza difesa vieni fuori di te, porgi il tuo aiuto, perché il pericolo sta per raggiungermi. Dai libri dei miei antenati ho appreso che tu, Signore, liberi quanti in te si compiacciono sino alla fine. Ora accorri il mio aiuto, perché sono sola e non ho nessun altro che te. Signore mio Dio, liberaci dalle mani dei nostri nemici, muta in esultanza il nostro lutto e in salvezza i nostri dolori. Fa sì, oh Dio, che servano di esempio coloro che insorgono contro la tua eredità. Signore, mostrati, manifestati, oh Signore. Parola di Dio. Entravamo poche minuti fa nella città con Maria. Le abbiamo ricordato: mostrati di essere madre. È un'immagine bellissima, non solo di madre, ma anche di regina. La Sacra Scrittura ci presenta nella figura di Esther. Non solo madre, ma anche regina, che prega, intercede per noi, offre la sua esistenza per ciascuno di noi. Possiamo contarci, carissimi, su questa tua intercessione, non dubitiamo. Continuiamo pure a chiederle, mostrati di essere madre, non dimenticarci nel momento del pericolo, della difficoltà, noi desolati, noi pellegrini, noi che a volte smarriamo la meta, mostrati di essere madre, vieni il nostro soccorso, ma percepiamo anche, carissimi, il suo invito e dimostrati di essere vivo. Ce lo stiamo ribadendo, sì, ma vuole essere un invito pressante, vuole essere un ascolto incessante, vuole essere soprattutto una gioia di dialogare, di stare insieme con lei. E da Monsignor Tonino Bello prendiamo una preghiera meravigliosa rivolta alla Vergine, perché la facciamo nostra, perché vogliamo sentirci veramente coloro che hanno in lei posto tutta la loro fiducia e sanno di non rimanere delusi. Qualcuno che mi aiuta a leggere. Donna dell'attesa, madre di speranza, donna che chiude gli occhi e si abbandona, madre di un sì grande come la vita, donna del sorriso, madre del silenzio, quel silenzio che solo Dio sa donare, quel sorriso che non va mai via, neanche Cristo lo farà. Donna di frontiera, madre dell'ardore, donna che per prima ha creduto, madre che per prima ha amato, donna del riposo, madre del sentiero, oasi dolcissima, luce nella notte, prendi il mio cuore e fallo tuo, donna del deserto, madre del respiro, donna che nel silenzio hai compreso ogni cosa, madre di ogni istante, custodisci. Donna della sera, madre del ricordo, madre dei nostri errori, balsamo dei nostri sbagli, non lasciarmi solo nella notte. Donna del presente, madre del ritorno,
Che presenti avremo senza una madre che ama? Come potremo voltarci a chiedere perdono senza poi il tuo abbraccio? Donna della terra, madre dell'amore, donna che non scorda la vita di ogni giorno e la regala al Signore, madre dell'amore più alto che ci sia, che forse non sapremo mai provare, ma di cui vorremmo sentirne almeno la prezza. Madre di misericordia, prega per noi insieme. Madre di misericordia, prega per noi. E chiedo adesso di metterci tutti in piedi con il primo cittadino e il signor sindaco, che ci chiama Maria, a leggere la preghiera tutta nostra. Alla Vergine della Rocca, e insieme con gli altri sacerdoti, partiremo a benedicere. Di sentarti nelle colonne laterali.